origini di un'arte cristiana esplicita e chiaramente identificabile risalgono all'epoca dell'editto di Milano del 313 d.C., quando l'imperatore Costantino pose fine alla persecuzione dei cristiani nell'impero romano. Tra i cittadini che abbracciarono la fede cristiana c'era il prefetto Giunio Basso, che si convertì poco prima della morte nel 359 d.C. Come molti nobili, Basso preferì la sepoltura alla cremazione e per ospitare la sua salma fu dunque realizzato un sarcofago scolpito nel marmo. Sarcofago che presenta altorilievi nello stile romano dell'epoca sia sul coperchio che sui tre lati per un totale di 10 scene. Le sculture riproducono tematiche simboliche e marcatamente cristiane, incluse rappresentazioni del Cristo ed episodi tratti dal Vecchio e dal Nuovo Testamento, quali il sacrificio di Isacco e Adamo ed Eva dietro l'albero della conoscenza. Al centro del registro superiore è rappresentato il Cristo, giovane, imberbe e dai capelli corti, in una posa naturale secondo un'immagine che contrasta notevolmente con la figura del Cristo più maturo a cui siamo abituati. Il Cristo che diventerà celebre nell'arte cristiana posteriore con i capelli e la barba lunghi. Gesù tiene in mano una pergamena e ha al fianco San Pietro e San Paolo, in una scena che i romani chiamano la consegna della legge. Mentre consegna l'autorità sulla Chiesa ai due santi, ai suoi piedi giace Caelus, il dio romano del cielo, in un chiaro e curioso adattamento dell'iconografia pagana. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!